Vabbè, un saluto a tutti e a tutte, ovviamente. Grazie per l'invito. Essere qui anche con Raffaele è una grande occasione, nel senso che. Ecco, così è meglio. Durante i mesi appunto di mobilitazione. Che hanno portato avanti dalla valle, ecco, guardavamo con molto interesse tutto quello che accadeva, anche adesso dal suo racconto, ho ripercorso, ecco, come loro in pochi mesi abbiano vissuto un'evoluzione, no, della lotta e anche delle parti più conflittuali, che ad esempio la battaglia in Val di Susa ha portato con sé. E appunto c'è, io credo, un chiaro meccanismo di come capitale, meccanismi di dominio laddove non riescono inizialmente, ecco, o a convincere o in qualche modo a depotenziare, poi mettano in campo, siano in grado oggi, come non mai probabilmente, per raggiungere interessi che sono anche privati la maggior parte delle volte, meccanismi di coercizione e cooptazione che poi portano, no, un livello di militarizzazione di territori, di prevaricazione e di utilizzo della violenza. Lo dico anche perché magari Rafael non conosce la lotta No TAV, una lotta che è iniziata, che è partita in questa valle abitata da poco più di 80.000 persone, ma che negli anni ha saputo essere, ecco, un esempio, ha saputo parlare a tutto il paese, forse rendendo evidente, no, una volta in più, come ci siano dei meccanismi di sfruttamento che ci rendono, ecco, simili a tanti altri paesi e che foraggiano un modello di sviluppo che oggi come non mai possiamo dire evidentemente non più sostenibile. In Val di Susa, appunto, questo treno, questa ferrovia è stata venduta già 30 anni fa come necessaria, perché si ipotizzava che da qui a da allora, diciamo, adesso dovrebbe essere già conclusa l'opera, però continuano, ecco, a vendere la solfa per cui entro il 2030, quando cioè l'opera dovrebbe essere, ecco, conclusa, stando a ciò che dicono, ecco, il flusso delle merci non sarà solo quintuplicato rispetto a quello odierno, ma moltiplicato, ecco, a livello esponenziale, un qualcosa che non corrisponde al vero, un qualcosa che poi non risponde neanche a quelli che sono i più recenti studi di sviluppo dei flussi di merci in Europa, che tengono conto anche, no, di quello che poi capita a livello mondiale, della centralità di alcuni porti e di alcune rotte, tratte di commercio che si stanno sviluppando in Oriente. Nonostante questo, nonostante in questi ultimi decenni il mondo sia completamente cambiato, gli equilibri mondiali anche, che paesi che magari avevano una centralità allora adesso non ce l'hanno più. L'alta velocità Torino-Lione continua a essere un'opera fondamentale per il progresso e lo sviluppo di questo paese. Ovviamente sappiamo bene come tutto ciò non corrisponda al vero, perché in tutti questi anni non un dato, non un'argomentazione scientifica, non una validazione di un qualsiasi modo significativa è stata portata, quello che è stata portata
che è stato portato in valle e, come dire, questo ci rende molto simili alla storia che ha raccontato Rafael. È stato portato a un livello, come dire, di violenza, di militarizzazione, di minaccia e di costrizione. Ci sono già degli effetti, perché se poi parliamo, no, del valore del territorio e di come certe opere, le grandi opere o opere devastanti, degli effetti, ecco, che comportano, noi dobbiamo pensare non solo a un discorso, no, di degrado ecologico che in valle c'è, paesaggistico, l'inquinamento già delle acque più di superficie, la deforestazione, migliaia di alberi che sono stati abbattuti, dei cambiamenti del paesaggio naturale che non potranno mai più essere ripristinati, ma ci sono poi rischi maggiori, potenziali, ecco, che sulla carta nessuno ha il coraggio di escludere, ossia che anche le falde acquifere più profonde possano essere inquinate e che danni ambientali più profondi anche per la salute possano accadere. Questo perché è importante? È importante perché queste grandi opere o queste opere, ecco, di sfruttamento dei territori non vanno a incidere solo su quella che è ovviamente la componente ambientale, ma vanno a impattare a gamba tesa su quella che poi è la comunità, quelli che sono i legami sociali, quella che è la possibilità di vivere serenamente in un territorio e di costruire la propria vita e il proprio futuro. Quindi, se da un lato il capitale con queste opere estrae valore, no? Proprio materiale da ciò che ruba e da ciò che saccheggia, dall'altra parte c'è anche il valore, no? Della nostra vita che viene strappato e viene messo in discussione. In Italia ci sono tantissime lotte ambientali, ovviamente non tutte radicate, organizzate, e ormai con una storia importante come quella del movimento No TAV, ma ci sono davvero tante piccole vertenze, mobilitazioni, studi esposti che ci restituiscono, ecco, la mappa di un paese che da nord a sud, da est a ovest, viene continuamente messo alla prova, viene continuamente saccheggiato. La cosa buona, io credo, ed è questo anche il motivo, io credo, per cui siamo qui oggi, che le comunità di uomini, di cittadini, di persone che vivono questi territori hanno la possibilità, che poi è la grande potenzialità, di mettersi insieme e combattere tutto questo. Anche noi, come dire, come loro, abbiamo e continuiamo a tentare diverse strade. Da un lato, ecco, quella che lui chiama strada legale, noi la chiamiamo le chiamiamo le barricate di carta, quindi i vari esposti ai vari tribunali, a varie commissioni, tavoli più o meno tecnici a cui alcune persone del movimento partecipano, con la consapevolezza, ecco, che quel pezzo non possa essere esaustivo, ma è appunto una barricata, anche se di carta, aiuta in certi momenti, no, a prendere tempo, ad avere dei dati sensibili che altrimenti verrebbero nascosti. E poi ovviamente c'è l'altra componente, che è quella, io credo, l'unica in grado di restituire poi veramente la potenzialità e l'efficacia di un movimento di resistenza, come possono essere quelli in questo paese, ma non solo, anche in altre parti d'Europa, è quello della lotta. Una lotta, ecco, che in nessun caso, neanche in Val di Susa, ha mai voluto
voluto porsi in maniera violenta, ma che a seguito, ecco, della militarizzazione e della violenza subita ha dovuto attrezzarsi per una resistenza efficace, per riuscire a lanciare dei segnali che fossero concreti e provare a conquistare e a difendere metri di un territorio che sennò gradualmente verrebbe strappato a chi poi realmente abita i territori. Quindi penso, ecco, che un'occasione come questa, come poi tante altre, ecco, ci sono state, sia davvero utile, perché quello che possiamo fare sui nostri territori per attaccare non solo il sistema delle grandi opere, ma proprio un sistema di speculazione più ampio, è davvero importante. Probabilmente una delle strade che nei prossimi anni e nei prossimi decenni ci troveremo sempre di più tutti a dover percorrere.